Quelle che state per vedere in questo video sono alcune tra le cose più insensate della storia di Brawl Stars Italia. Vi ricordate ieri quando, mentre stavo giocando a caso con i random, ho trovato il quarto giocatore più forte italiano nelle ranked? Bene, oggi sono stato invitato da How to Win, il primo giocatore più forte italiano nelle ranked, e da un suo amico germano, per portare assieme la mia Jessie dal rank 30 al rank 35. E guardatevi il video fino alla fine perché sono successe delle cose assurde. Praticamente abbiamo riunito l'intera community di Brawl Stars, soprattutto gente che gioca assiduamente nella mia chat di Twitch. Tra l'altro, se volete passare dalle live, vi ricordo che le faccio ogni giorno circa le 2 di pomeriggio e circa le 9 di sera. Per questo video assurdo io vi chiedo 10.000 like, e ancora prima di iniziare vi voglio specificare che so benissimo di essere stato cariato e il mio valore non sarà mai a livello di una persona che ha 1250 trofei. Però ci ho messo comunque tutto l'impegno del mondo e, come vi ho promesso, alla fine della live non pusherò nessun altro brawler con i top player, perché come sapete a me piace giocare con i random. Detto questo, ragazzi, non posso che augurarvi una buona visione e let's go. Ah, mi stanno già invitando. How to Win e TBA German. Non so se è italiano, ma magari no. Io ce l'ho anche in chiamata, ragazzi. Adesso sono pronto a smutarmi. Nel frattempo vi ricordo, ragazzi, che se volete entrare nel mio club o volete giocare con me, volete la mia amicizia, sto giocando ultimamente con gli abbonati anche off live. Quindi se volete abbonarvi, vi ricordo che con Amazon Prime l'abbonamento è gratuito. Se vi fa piacere passare da Twitch. Uè, uè, uè. Eccomi. Eccolo qua. Carissimo. Piacere, piacere. Oh, piacere mio, un onore essere veramente in chiamata e soprattutto in lobby con te. Assurdo. Il nostro schiavo, ovvero terzo, è un secondo account. Quindi se apri l'account e vedi così non ti spaventare. Più che altro da prima tutti sopra 1000, quindi non sapeva quante coppe giocassimo ed è arrivato col secondo. Quindi TBA German. Comunque sì, 50.000 trofei per me è già un traguardo assurdo, quindi non mi spavento. Tu addirittura ne hai meno. Tu hai 39.000 sì, trofei, però da quello che so ne hai... Ok, sì, hai colta 1500 trofei, perfetto. E come funzionano le ranked ad alto livello? Io sono curioso di saperlo, perché mi hanno detto che in teoria quando tu arrivi a Masters non puoi perdere punti, giusto? Sì, sopra... Allora, c'è un checkpoint ogni grande lega, quindi da Mito non puoi scendere a Diamante, a Leggenda non puoi scendere a Mito e a Master non puoi scendere a Leggenda. Ok. Ma ovviamente più si sale, più guadagni meno e più perdi. Una partita persa equivalgono a 20 win quando si arriva alle top Mamma posizioni mia. Quindi voi fate partite veramente con 20-30 win di fila, così in tranquillità? Sì. Assurdo. Io non so neanche se la mia win streak è 23, quindi figurati. 20 win proprio con i bot forse ci arrivo. Tu che cosa avevi in mente? Volevi fare partite normali? Volevi fare... Vabbè, ranked magari non è il caso, perché vi vado a demolire i vostri punti. Ma guarda, volendo il suo un secondo account, io ne ho anche uno abbastanza buono di secondo account. Se vuoi fare ranked facciamo quello, però non so che lega. Ah, se è già Mito allora sì, si può fare ranked se vuoi, altrimenti ti ho sentito dire Jessie al 35, si può fare anche quella. Vuoi veramente portare Jessie al 35? Allora, dici è fattibile? Non grazie, sarà Pini. Facile, però si fa, secondo me si fa. Oh, e se volete provare io me la accollo, eh. Io sincero la tenterei. Va bene, proviamo a portare Jessie al 35, al massimo cambiamo brawler. Qual è la modalità migliore dove portarla su di quelle che ci sono adesso? Potenzialmente Brawl Ball sicuramente non la più facile, proprio per un fatto di team che ci giocano. Tendenzialmente Brawl Ball è quella più giocata, è quella più giocata da gente forte ad alti livelli. Certo, quindi perché le partite si fanno velocemente, giusto? Io direi di fare Gem Grab perché la mappa è buona per Jessie. Mm-hmm. Abbiamo anche buoni brawler per carriare. Ok. L'unica cosa è che anche questa insieme a Brawl Ball è relativamente difficile in modalità. Ok, quindi dici ho contribuito alla mia scalata per i 1250? Senz'altro, anche perché sei mid, c'è tele gemme, quindi se muori te... Buona fortuna. Ah, io devo prendere le gemme? No, questa responsabilità è importante. Proviamo, vediamo. Aspetta, ma se la porto a 1250... Fammi vedere una cosa al volo. Dove arrivo in Italia? No, sarei tipo secondo in Italia con Jessie, ma è imbarazzante. Vabbè, proviamo, vediamo. Quindi va bene, non c'è 8 bit. Alla fine è il tuo lavoro, prendi le gemme, non ti fa uccidere. Sono due parole, ma non è sempre triste. Niente. Sono andato. Devo capire se mi va meglio col wifi o con la connessione dati, perché ho dei piccoli input lag che sono molto noiosi. Sì, quello può essere anche dato dalla gente che ci troviamo contro. In realtà queste modalità dove giocano un sacco di russi, infatti non so se vedi il nome dell'8-bit. Sì. Ah, quindi loro sono avvantaggiati perché prendono il server, sì. Molte volte si gioca Mosca e sono un pochino svantaggiati. Ok, vai. Ok. Quindi appena la torretta ti direi di metterla proprio dietro i loro muri dello spawn, così non riescono a uscire. Ok. Okay. Ok, li dovrei aver fatti tutti. Aspetta che vado a ciappare le gemme. Ok, va bene. Ok, ci siamo.
Ok. In questo caso neanche, quindi perfetto. Perfetto, oh, prima andata. Già vincere sopra i 1000 trofei per me è una cosa assurda. Ehi, ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi 2 litri d'acqua al giorno, che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. Sinistra. Io vado a sinistra o centro? Beh, io sempre centro, centro, ok. Sì. Abbiamo preso il controllo. Dai. Ok, vedi se riesci a recuperare la gianna sulla sinistra. Attento, c'è Rico con la sinistra. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Quel Rico ha un controllo assurdo in sta mappa. Sì, sì, Rico è veramente forte. Anche se ti uccide dovremmo riuscire a ucciderlo noi. Vedete, ve l'ho portato lì. Ok. Ok. Ok, bei colpi. Metti pure la torretta dietro il muro. Lì? Ok, perfetto. Okay. Sì, esatto. Lì dietro il muro indistruttibile non la tolgono. Vabbè, in questo caso c'è Rico che dà un attimino di fastidio, ma comunque. Ok, forse riusciamo a farci Rico. Ok. Ok, perfetto. Ottima kill. Allora, il botto. Ok. Ce l'hai? Ok, perfetto. Mamma mia, stressanti queste partite ad alti trofei, però, porca vacca. E sono tirate, ma stai trovando anche questa partita in particolare non erano male. Io ho visto che erano tutti a Masters, che è già un rank. Si perde 11 e si vincono 5, sì. Bella quella skin di 8-bit. Anch'io l'ho presa un sacco di anni fa, fortuna, visto che non è più uscita. La Rosa sta spinnando, penso sia un fan, presumo. E anche ieri nella partita dei 1000 ho trovato un fan sniper. C'ha il suo perché essere un grande streamer. Beh, ha i suoi pro e contro, perché poi magari trovi quelli che vogliono non farti arrivare su e magari si organizzano proprio il team apposta contro. Non capisco cosa sta facendo questo qui dall'altra parte, se sta solo cercando di schivare i colpi o che sia. Così qua stanno giocando in una maniera veramente... un po' strana, esattamente. Ti direi di usare l'hyper e mettere la torretta al centro, così se devo prendere al centro gem, proprio? Sì, sì, proprio sullo sfondere gem. Ok, gli ho fatto il spiedino. Perfetto. Basta che non ci faccia recuperare adesso, stiamo qui un attimo alti. La Rosa era fan, ma non troppo. Ha trollato un po'. Secondo me faceva tipo finta di e poi alla fine ti arriva quel. E perché non si mette mai play again? Questa è un'altra domanda che ho visto che fanno spesso i giocatori. C'è un perché o? Scaramanzia. Ok, ok. Non c'è un algoritmo di effettivamente. Perché una volta, ma si pensava, in realtà probabilmente era vero, che il giocare ancora praticamente, soprattutto quando si giocava in random, quando te trovavi random forti, se giocavi ancora te lo contava come se stessi giocando in team, nonostante non fosse propriamente un team. Ma probabilmente quindi... sì, 2019 me lo ricordo. Quando poi facevi il matchmaking ti passava subito da 3 a 6 anche ad alti trofei, quindi probabilmente era abbastanza così questa cosa. Ma tuttora in realtà, io ho visto ieri trovavamo tanta gente che giocavamo col play again, trova tanta gente che è in team e noi siamo coi random, è molto casuale. E questi sono tutti e 3 a campione. Sì, vabbè, hanno una comp un po' dubbia. Stanno spinnando pure loro. Sì, le gemme conviene lasciarle tutte a Germano, che ha possibilità di scappare se lo push. Mi sa che il Surge è tipo random e gli altri due sono in squad. Stesso che è successo ieri, sarà arrabbiatissimo quel Surge. Dai. La Rosa ci ha ripensato un attimo verso la fine. Ha detto mi piace LOL, ma il mio 30 mi piace di più. Ma io ho visto gente ieri che faceva rank, provano a fare rank 35 in solo showdown teammando. È una cosa così, è un botto inconsistente. O sono win trader. Sì, c'è gente che è arrivata anche alta sulla leaderboard globale dei trofei facendo win trading, però sono quasi tutti stati beccati. Ok. Cioè, vai pure te a destra, Lollo, che okay. Più che altro questa lane si valorizza un po' più Rico. Mm-hmm. Dopo mi sa che switcho alla connessione dati perché sto avendo questi input lag interessanti. Te giochi da telefono o iPad? Telefono, purtroppo. Però mi prenderò un iPad sicuro, anche per altri giochini. Senz'altro, iPad Pro 120 Hz ti... Mamma mia, sto giocando alla 60. Okay. Sì, è un'altra cosa totalmente. Ho fatto degli hit interessanti. La torretta dove la metto? Centrale? Mettila pure dietro un muro, qui tipo. Mettila pure lì, rallenta e dovremmo farci. Ok, ricordato. Cioè, Surge a sinistra, attento. Sì, sì, l'ho visto. Surge è su un periodo corretto. Io sono su quel max. Ce ne servono. Se prendo la decima, altre due. Ok, se riesce a prendere una a scappare, ce l'abbiamo. Ok. Ho provato a trappare con la torretta. Dovrei avercela. Ok, GG.
Allora, quando l'overdrive, questa è una domanda, perché quando giocavo io non esistevano gli overdrive. Lo uso subito sempre o è situazionale? Perché con Jesse non è così facile caricare la torretta, quindi magari conviene metterla subito. Allora, tendenzialmente le situazioni sono infinite, un sacco di scenari possibili, quindi dipende da chi è contro, la situazione tua. Solitamente la torretta di Jesse, come hai detto te, dato che non è qualcosa che ti fai spesso, la vuoi piazzare quasi sempre subito. Dopo il 35 rimane solo il record mondiale. E adesso? Guarda, già arrivare secondo in Italia è una roba assurda. Al massimo vi dico arriviamo primi in Italia, che è poco sopra le 1250, ma ok. Pocio, ovviamente brawler da nerfare. Assolutamente. Un po' come il minatore su Clash Royale. Esatto, questo mi prende. Eccoci qua. In teoria dovrebbe avere una che non sta né in cielo né in terra, quindi... L'hai detto, adesso veramente questi ci distruggono. Ero buffato. Dai. Prendi tu le gemme, scusa se te ne ho rubate due. Sono abituato ai primi games. Preso. Il bro sta fermo. No, non stava più fermo. Ok. Perché qua è una bella super. Detto il Dynamite che parte con Hypercharge e fa tutti, eh. Ti via. Che giocata. Per sfortuna stiamo andando veramente male. Meno male che stiamo andando male, ragazzi. Oh, mi raccomando, hashtag nerf Pocio, ragazzi. GG. Tornato in voga tutto ad un tratto, bro. Ma non ho ben capito le dinamiche che ci sono dietro a... Ma secondo me sai che questo hype di Brawl è legato principalmente alle win streak. Sembra una cosa stupida, ma quello è veramente la svolta. Cioè proprio ti fa tiltare meno. Poi il fatto che all'inizio ti trovi anche i bot, ti dà una mano con tutto, ci sta. Non è male, secondo me sì. Almeno io lo apprezzo di più per quello. Poi è la mia idea questa. Beh, generalmente no, concordo con te, però ovviamente per quello che riguarda community alta non è stato visto benissimo, perché ha tolto esclusività a quelli che erano rank, sai, più alti. Certo. Per voi sì, però tu, cioè io parlo proprio di visibilità come gioco in generale, grande pubblico, ecco. Sì, no, infatti sul generale concordo tantissimo. Mamma mia, schivare le mine di Boh con 8 bit deve essere una tortura. Guarda che vado giù, posso lanciare una bella... Corretta lì. Boh, che tra l'altro è il brawler più forte in rank, secondo me. Non so, ma io l'ho sempre vista tipo arrivi a un certo punto e le mine sono inutili, perché tanto sanno sempre dove sono, a meno che sei bravo con il gadget. E invece no, totalmente al contrario, anche a Master, primo al mondo, io sono arrivato, alla fine fino a stamattina ero terzo e... Aia. La gente non sa schivare le mine, la gente si dimentica. Quello è il problema, quello sì. Ti trovi contro un giocatore competitivo, non verrà stannato, però proprio perché si gioca sempre al massimo in duo, se non da solo, avrai sempre uno o due random in squadra anche contro un team forte. E quindi quel random le prenderà tutte le mine, è proprio la regola matematica delle ranked. Quindi il più forte è Boh. Secondo me sì. Sto provando a portare BB a 1000 trofei con i random, ma è veramente tirare una moneta ogni partita. Tantissimo, non te lo consiglio, sinceramente. Dici non ne vale la pena? Mi fai male da solo. Sì. C'era una volta uno content creator sempre di Brawl piuttosto grosso, forse questo lo conosci, YD, che ha provato a fare Leon al 35 random. Ma random è solo random, 3v3? Ovviamente 3v3, partendo il random, non ce l'ha fatta. Scarsissimi risultati, cioè è impossibile. Ah, 1250, vabbè, sono abbastanza sicuro che sia impossibile, però 1000 è già un traguardo. Diciamo che devi avere una streak fortunata, tipo ieri che ho beccato, che appunto, a caso. Però ci provo, mi tengo BB come brawler di cavia per queste cose. Il mio primo 30 lo feci in random bro ball, quindi sì, è fattibile. Ok, Mortis è uno di quei brawler che dice scarso, però è anche fortissimo se lo sai usare. Sì, è più che altro noioso. Cioè, beh, una comp contro la quale Morsi sta anche piuttosto bene. Ok, tra l'altro, la per loro ha la star power del danno. Quindi un colpo sono 4500, una steccata. Ah, quella del cespuglio. Sì. Tu no, invece, quella che te la ricarica? Vabbè, certo, perché stai più nel mezzo mappa. La maggior parte delle volte è sempre meglio questo. Perché se ti trovi un tank contro che ti tira dritto, vabbè, certo. Ok, buono. Poi, dove arriva sto Mortis? Come ha fatto a tornare subito lì? Ottimo. Me l'ero perso. Purtroppo ho ripreso le gemme, ma... Ce ne servono altre due. Sì. Ok, Rico è morto. Niente, quel Mortis... Viene qua, ruba le gemme e se ne va. È incredibile. Sì, terribile. Quello che fanno tutti i Mortis quando le cose si fanno dure. E appena ti fai la torretta, la metti al centro, Mortis non esce più. Certo. Ma volevo provare a colpire quella Piper. Ho sbagliato, non ho messo l'Hyperdrive prima, ma vabbè. GG. Perfetto. Aspetta che voglio vedere una cosa al volo, per curiosità. Un 44esimo in Italia con Jess, mamma mia.
in una posizione dove Rico non può colpirmi, però posso, volendo, tenerlo sotto. Oh no, ho fatto una cavolata. Non riesco a giocare mirando in sotto, perché devi switchare completamente la testa. Sì, no, è bruttissimo, ma quello nessuno, quindi... Poi lui è avvantaggiato perché punta verso l'alto. Come cacchio è quel Rico? E per l'altro attento anche... c'è Piper. Prima che... Ok... Ci sta quello con la super, penso. Se ti prende, ti prende controllo e fa cose strane. Ok, buono. Ho fatto qualcosa di strano. Oggi non c'è neanche gente che trolla e fa spettatori finti. Di solito mi mettono tipo 104 spettatori. Rico slowed. Ma andato. Corretto, sì, adesso ci siamo. Sempre attento alla super di Willow. Mm-hmm. Non ho mai avuto il tempo di impararlo bene come brawler, perché... è piuttosto nuovo. Forte. Ma tra l'altro Willow l'avevano spoilerato tantissimo tempo fa. Era sotto il ponte in una foto, in un Brawl Talk se non sbaglio. E poi tutti dicevano no, è la skin di genio. Però poi l'hanno messo lo stesso alla fine. 99, eh? Oh no. È proprio la causa diretta di ogni push e il sintomo dell'inizio della disfatta. Quando arrivi a 99. Sì. Ho tanti bei ricordi dei 749 all'epoca, che non c'erano over rank, cioè che il rank massimo era al 20. Mamma mia, sempre partivi in una losing streak devastante. Ok. Non so dirti se ci è andata bene o ci è andata male. Se spinnano appena arriviamo mid è andata bene. Se non spinnano, il primo fan possono fare cosa. Oh, nel primo c'è la molla, forse. Sembrerebbe, non lo so. Larry e Lowry pure. È Larry e Lowry di prima, non ci credo. Quello... sempre lui dice, no. Secondo me sì, invece. Ah, quindi tu, cioè, dici sono lì con il timer che aspettano. Sì, una volta lo smirking era istantaneo. Poi l'ha messo di un'ora. Poi l'ha messo di 24 ore. E poi, per fortuna, adesso è tornato a mezz'ora. Però purtroppo va ad aiutare i Wind Trader. Il primo che gli fa il clown al loro compagno è la cosa più bella che vedremo in questo push. GG. 33.203 coppe, così. Vado a destra? Sì, vai pure a destra. Larry è brutto, però in realtà... Ah, Shelly, vabbè, grazie Shelly. Anche Larry e Lowry. Tutti Larry e Lowry. Ha trovato un exploit? Anche Piper? Che fa? No, Piper è più aggressiva. Ma Shelly non ha mollato, però. Fa finta. Si fa il dislike. Yeah. Addirittura, grazie. Dopo mi segno il no. Trovo la via, lo cerco. Lo ricerchi nelle partite solo per... Sì. Come, che c'è gente che fa così. Una volta, Germano si ricorda sicuramente, c'era una persona all'interno della community, un bambinetto, faceva un po' troppo il furbo. L'hanno sniperato 80 volte nel suo push per il 35. Penso l'unica volta in tutta la storia della community di Brawl che si sono tutti uniti contro una persona. Tutti uniti contro una persona, proprio l'hanno distrutto. 80 snap di fila, avrà giocato 100 ore Jesse senza riuscire a farla al 35. Sono io adesso, però al contrario. Esatto. Vedi, questa è la community sana. Ragazzi, siete dei grandi. Grazie di aiutarci con questo push. Oh, grazie ragazzi. Ok. La difficoltà lì sul Rico? Sì. Lo so, però è morto Jin. Preso anche ottimo il Leon shot. No, le gemme le lascio lì, non vale la pena. Più che altro Leon ha l'invisibilità, quindi attenti tutte e due. Arriverà sulla destra sicuro. Ok, mid. Ok, lì. Per quello genio ci sta, perché beh sì, checchi abbastanza bene. Ha cercato di fare il furbo il genio. Sì, io non so quanto sia vicino all'invisibilità. Esatto. Quindi con l'ultima gemma. Aspetta, che c'è la Jin con la super, attenti. C'è da scappare ora. Sì. No, se ci resettano una volta ci saranno più giovani. Cioè, non dobbiamo farci resettare. Ok, buono. Viene andato. Dentro. Fa troppo danno. Ok. Rank 33. Assurdo. Ci siamo. Dici ci siamo? Siamo a metà. E adesso sono entrato anche in top 1000 global con Jess. Crazy. Questi due qua mi sa che uno, quello campione, era quello di prima. Non voglio dire cavolate. Sì. Guarda che due kit. Beh, un hit un po' particolare, vabbè, se ce la sta lasciando. Tutti e tre addirittura. Carino. Forse sì. Poi alla fine voglio una valutazione finale, Voglio sapere come ho giocato. Allora, io darei ottimo sul... No, beh, direi buono sul gameplay, ma lo alzo ottimo per gli snipe. Ok, già buono sul gameplay mi va bene. Buono sul gameplay, già buono. No, alla fine ho giocato bene. Dopo ovviamente ci sono cose, certo, che dici, vabbè, piccolezze che devi allenare, giustamente. Io. Sì, tipo 2 settimane poi sei il campione del mondo. E adesso stiamo esagerando. No, vabbè, però più che altro sì, è difficile. Dopo il 35 in sé non è l'obiettivo più alto, più difficile che puoi fare nel
il gioco, però comunque richiede già avere tante ore il gioco, comunque certo, posizionamenti, eccetera. Logico, non è facilissimo. Uff. Eccoci qua, 1199. Oh no. Vabbè, bella per Biso, ci ha stemperato Biso. Oh, era Biso. Era Biso, sì. Biso, sei un grande, brother. Tutto questo è successo perché io ieri, mentre giocavo in Not Zone con Bibi, che fa già ridere così, ho beccato Biso. Allora, è anche questa. Eccoci qua. Sì, ma proprio di lusso, direi. Questo Larry Lori no, però è cattivo, eh. Spinna, ma è cattivo. Vabbè, un po' di movimento per tenerci attivi, perché arriviamo a 1249, che... Mamma mia, è brutta. Devo fare il calcolo, perché sicuro ci arriverò a 1249. No, se stai a 99 adesso, sicuramente non ci arrivi a 49. Se li vinciamo tutte dopo, vabbè, se prendiamo, vinciamo, può essere. Buona così. Con questa, attento all'Edgar, prima che faccia qualche furbizia. Make it up, ragazzi, rank 34. Aspetta, per curiosità, facciamo un cecchino un attimo. Beh, 21esimo in Italia, dai. Che dire? Per arrivare... No, il primo in Italia si è messo a pushare Jesse. Oh! Gran giocatore. Vabbè. Niente. Adesso si sono uniti in tre e spinnano in tre. Sì, non riusciamo più a fare una partita normale. Esatto. Adesso, guarda, l'hai detto, veramente, arriviamo a 1249 e troviamo contro Ira. Sicuro? Quel Cordelius mi fa paura, eh. Sì, 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 no, ma mi ricordo di un Cordelius che ci aveva spinnato, però poi ha cambiato idea. Ok. Buona così. Invece Rico è stato gentile. Grande Rico. Dall'inizio alla fine, vediamo chi è. Fabian. Oh, c'è un GX sale, ok. Oh no, ragazzi. No, è la fine. È la fine. Ma tra l'altro arrivo preciso a 1250 poi. Questo era il mio sogno quando hanno messo i rank. Fare un rank 35. Ok. Allora, se siete... Questo probabilmente sarà snipe. Se sono real, giocano comunque. È l'ultima partita, ce la dobbiamo giocare. Il cugino rosa? Però se la gioca lo stesso, no. C'è il gatto. Sarebbe stata bella giocarsela, però sì, vabbè, ce la molla. Niente, al 35, grande LOL. Come con il rank 1000. Sì, let's go. Non ci posso credere, ragazzi, il rank 35 di cui abbiamo giocato metà delle partite. Grazie a tutti i ragazzi che hanno aiutato con questo push. Avete reso possibile un sogno, un qualcosa di assurdo, ragazzi. Una persona che torna a giocare da pochissimo, rank 35. Can't make it up. 12 secondi che mi separano dal rank 35. Ci siamo. 4, 3, 2, 1. Ragazzi, incredibile. 1250 trofei con Jesse, ragazzi. Can't make it up. Grazie mille per aver dedicato 5 ore della vostra vita a fare questa follia stupida. Vediamo la classifica, esatto. Vediamo la situazione classifica qui. In locale sono 15esimo, perché è 1250 precisi. Che comunque... non sono dentro la classifica globale. Ah, non si è aggiornata. Sono tipo 153esimo comunque, giù di lì. Se vinci una partita sei top 3 ita. No, ragazzi, non tentatemi con queste cose. Secondo me... Ti devo dire. Tanto il rank ce l'hai. Fai che anche la ce lo facciamo. Per forza. Vai. Ragazzi, questo è per il top 3 Italia con Jesse. All'epoca, tanto tempo fa, ero arrivato tipo 12esimo con Jesse in Italia. Che era già tantissimo. Quindi arrivare terzo è proprio un bel ricordo. Però Lola mi sa che mi outrange, eh. Sì. Leggermente forse sì. Di poco, sì. Bella. Ok, lì una la super, quindi c'è. Devo stare attento. Non sarei sorpreso se arriva da destra. Eccolo. Ok, buono, che è morto. 5 di vita, non so come ho fatto a sopravvivere. Ok, c'è anche la torretta adesso. C'è Lion invisibile che sta arrivando da me, mi sa, eh. No, non ancora. No. È su, aspetta che mi prendo l'ultima gemma, almeno ne ho 10. Ok, tanto sono sopra loro. Ok, io vado full sotto. GG. Crazy. Easy pre-boss. Questa è meritata, ragazzi, dai. Ho giocato anche abbastanza bene. 1258, capiamo la situazione. Terzo in Italia. Prossimo Edgar, no. Prossimo Bibi a rank 30 con i random, ragazzi. Oh. Va bene, dai. Ragazzi, è stato veramente un piacere. Siamo terzi in Italia con Jesse. Can't make it up. Qualcosa di incredibile. Full carriato, ovviamente. Full aiutato dai random che hanno iniziato a farci fare la win streak. Lollo lacustre che porta Jesse a rank 35. Terzo in Italia è un meme, ragazzi. Sono 91esimo al mondo con Jesse. Fatemi vedere la classifica. 91esimo al mondo con Jesse, ragazzi. Crazy. Ragazzuoli, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete vedere altri miei due video, io ve li lascio qui. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao lacustri.